Buonasera, vi voglio presentare Zoom.as, che è una piattaforma di web conferencing che ha diverse soluzioni. Noi naturalmente ci orienteremo sulla soluzione free. Infatti vediamo il plan e i prezzi. Vedete che la soluzione free permette la partecipazione a 100 utenti però dura soltanto 40 minuti a questo limite. Potremmo noi comunque subito dopo la fine, se abbiamo bisogno di continuare la sessione, aprirne un'altra con gli utenti con i quali abbiamo deciso di condividere un'esperienza di dialogo e di condivisione dei materiali. Ecco, allora bisogna registrarsi, vedete che io sono già registrata e una volta che siete registrati potete cliccare su Host e Meeting, vi chiede se col video oppure senza video o soltanto con la condivisione dello schermo. Facciamo con il video per vedere tutte le funzionalità. E una volta aperto, vedete che ho il video intero. A questo punto sceglierò di darò lo stop al video, ecco, e per esplorare la piattaforma posso anche uscire dallo schermo intero per vedere quello che ho sotto. Allora, il microfono può essere mutato ed è consigliato che gli utenti che vi accedono l'abbiano mutato e che poi venga loro concesso di eventualmente partecipare con il microfono. Poi, come potete notare, posso quindi attivare o disattivare il video, ok, e posso invitare con questo bottone i partecipanti copiando l'URL, copy, che manderò. Poi posso con i partecipanti decidere se mutarli io, qui compaio solo io, e qui ci saranno tutti quelli che sono dentro questa web conferencing, e io posso attivare per loro il video oppure mutarli. Ok, questo. Posso, cioè è presente una chat di gruppo, in cui inviare messaggi o commenti. Dico ciao, invia, vedete. E i messaggi possono essere mandati a tutti oppure ad alcuni. Posso anche, come vedete, inviare dei file da Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box oppure dal computer. È molto interessante questa chat. Chiudo la chat, che poi potrò spostare a lato, e posso iniziare poi la registrazione del mio webinar, della mia web conferencing, con questo tasto e poi pausarla e interromperla. Ecco,
Poi si possono aggiungere durante il webinar, si possono aggiungere delle reazioni, vedete, a quello che viene condiviso o quello che viene detto alla fine della conferenza stessa. Posso share screen, condividere il mio screen, posso condividere le applicazioni che ho aperto sul mio screen, ad esempio, condivido questa, share che ho aperto sotto, come vedete, e per spiegare determinati contenuti o visualizzare determinati contenuti. Intanto gli utenti e i partecipanti potranno eventualmente commentare questi contenuti che sono stati resi visibili. Ok, ho quindi interrotto la condivisione dello schermo, posso ricondividere, come vedete, e questo è sicuramente un aspetto molto interessante di questa applicazione. Come vedete, posso anche condividere dei documenti da Dropbox, OneDrive, Google Drive e Box. Ok, chiudo la finestra perché non le voglio in questo momento condividere. Alla fine posso cliccare su End Meeting per terminare il mio webinar. End Meeting for All, Leave Meeting o Cancel. End Meeting. Clicco su End Meeting for All e mi dà subito la conversione della registrazione sul mio computer nella cartella Zoom Recording. Ecco, questo è tutto. È un'applicazione quindi molto interessante da usare nella didattica. E anche 40 minuti possono essere sufficienti per condividere una conversazione o comunque per tenere un webinar in cui condividere delle esperienze e dei materiali.